Beh, dai, prima di iniziare. Piccante. Lo zenzero è una delle piante utili che fanno bene, che non dovrebbe mai mancare in casa. Sai che lo puoi usare per ottenere diversi benefici in modo completamente naturale? Per esempio, come rimedio naturale per le malattie da raffreddamento, per le infiammazioni, per la stanchezza, per i disturbi dell'apparato gastrointestinale. In questo video ti spiegherò come usarlo in casa per risolvere in modo veloce ed efficace quattro problematiche molto frequenti: i problemi digestivi, il mal di gola, il raffreddore e i dolori. Ma com'è arrivato in Europa lo zenzero? Lo hanno portato dal Medio Oriente i reduci delle campagne asiatiche di Alessandro Magno nel III secolo a.C. La Grecia fu quindi il primo paese a farne uso e poi lo zenzero si diffuse rapidamente in tutta Europa, sia fresco che in polvere. Ma ci tengo a dire che sono migliaia di anni che lo zenzero viene usato soprattutto in Oriente e in Medio Oriente, dove è considerato una medicina. Basta pensare all'Ayurveda e alla medicina cinese. Le sue virtù terapeutiche sono dovute in particolare a due principi attivi chiamati gingerolo e zingiberene, con effetti antiossidanti, antinfiammatori, antisettici, antibatterici e termogenici. Per questo bisognerebbe avere sempre in casa un pezzetto di radice di zenzero, come questo. Per mantenerlo fresco a lungo, basta conservarlo in un sacchetto di carta come quelli del pane. Ci sono quattro situazioni tipiche in cui lo zenzero aiuta moltissimo, soprattutto perché si possono gestire in autonomia e senza problemi. Sei pronto? Ecco quali sono. La prima situazione è per digerire. Se è un periodo in cui fai fatica a digerire o hai un problema cronico di digestione per mancanza di succhi gastrici, come spesso accade, anche a causa dello stress, allora puoi ritagliare una piccola fettina di zenzero, una rondella, sbucciarla e masticarla bene prima di mangiare. Va tenuta in bocca a lungo per estrarre bene i suoi principi attivi e deglutire tutte le sostanze digestive a favore della giusta acidità gastrica, carminative contro il gonfiore e antibatteriche contro la fermentazione. Se necessario, puoi tagliare e masticare una seconda fettina dopo mangiato. La seconda situazione è contro il mal di gola. Quando la gola brucia e inizia ad avere mal di gola, puoi fare un infuso di zenzero in questo modo. Tagli un pezzo di radice di 5 cm, lo peli bene, lo tagli a fettine e lo fai bollire in 2 tazze di acqua per 5 minuti. Poi puoi bere questo infuso durante la giornata perché ha un effetto antibatterico, antimicrobico, antinfiammatorio e antidolorifico. Va fatto per almeno 3 giorni di seguito, anche se i benefici si sentiranno subito. La terza situazione è il raffreddamento. Se senti che sta arrivando o è scoppiato il raffreddore, puoi ricorrere subito allo zenzero. Oltre all'infuso di prima per il mal di gola, che va bene anche per il raffreddore, fai un decotto di zenzero concentrato, quindi metti 10 cm di radice in una tazza d'acqua e fai bollire 10 minuti. Poi versa questo decotto in una bacinella di acqua calda e fai un pediluvio tenendo i piedi a bagno per 15 minuti. In questo modo attivi l'azione fluidificante del muco, decongestionante delle vie respiratorie e ottieni calore in tutto il corpo. La quarta situazione riguarda i dolori. Capita di avere male in un punto particolare, un'articolazione, un muscolo, vero? Ecco, se vuoi usare un metodo del tutto naturale, puoi fare un cataplasma o un impacco con il decotto di zenzero. Preparalo con i soliti 10 cm di radice in una tazza d'acqua da
da bollire 10 minuti, lascia raffreddare e poi usalo per bagnare delle compresse o pezzi di cotone o un piccolo asciugamano da lasciare in posa per 15 minuti sulla zona dolorante. Va fatto per qualche giorno di seguito, anche più volte al giorno, e piano piano l'infiammazione si scioglie. Hai visto quanto è facile usare lo zenzero fresco? Può aiutarti come rimedio naturale sia internamente che esternamente in moltissime situazioni. Se il video ti è piaciuto e hai gradito questi utili consigli, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Magari lascia un commento con la tua esperienza e con le tue domande. E allora, buon zenzero a tutti! A proposito, sai qual è un altro rimedio casalingo da avere sempre in casa? Non lo immaginerai mai. È la cannella. Ma ne parliamo nel prossimo video. E per vederlo in anteprima, basta iscriverti al mio canale. Ti aspetto, naturalmente. Ciao!